Ciao a tutti, sono pronto per il quiz Quanto conosci gli azzurri? Quali sono i due campionati esteri in cui ha giocato Ciro Immobile? La Liga e la Bundesliga. Dortmund Siviglia. Una è andata. Chiellini, quale laurea ha conseguito? Business Administration, filosofia o informatica? Business Administration. 2 su 2. Ti batto, Chiello. Sirigu, quale di queste è una sua passione? Cavalli, film romantici o rap? Cavalli. Conosco benissimo il mio amico Salva. 3 su 3. Insigne, qual è il suo segno zodiacale? Compleanno fatto ieri. Quindi, dove siamo? Maggio adesso? Giugno? Cancro quando parte? Cancro parte il 27 o... Mio fratello è cancro il 27 giugno. Che c'è stato uno di cancro? Gemelli. 4 su 4. Sensi, è più o meno alto di te? Meno alto di me. È difficile, ma è meno alto di me. Come più alto? Ma io non so, cioè, questa è una cosa che 165, quando avevo 15 anni, mi è rimasta sempre così. Sono. Ma da tutte le parti. Io sono 1,70. Quindi sono più alto io di Sensi. Questa ma è buona. Poi mi misuri, ci misuriamo in diretta. Zaniolo, a quale calciatore ha dichiarato di ispirarsi? Iniesta, Kakà o Lampard? Iniesta non penso. Iniesta o Kakà o Lampard? Io lo vedo più un Kakà. Ho sbagliato, non so. Kakà. Questo è un attentato. Quagliarella, con i 2 gol segnati a Liechtenstein, a chi ha tolto il record di marcatore più anziano della nazionale? Questa la so. Allora, le opzioni sono Cannavaro, Di Natale o Panucci e Panucci. Cristian Panucci. Florenzi, quale maglia ha indossato oltre a quella della Roma? Flora ha giocato a Crotone. Perché nessuno mi dà segni? Crotone, si giocava contro in Serie B con Flora. Esharawy, in quale partita ha esordito in nazionale? Pensaci bene. Questo è un aiuto, quindi. Olà. Stessa partita? Italia-Inghilterra. A Berna. Italia-Inghilterra a Berna. Questo è l'ultimo, faccio 10 su 10, è il record, eh? Dopo non faccio più intervista per tutto il resto della mia carriera nazionale. Roberto Mancini, quanti scudetti ha vinto da calciatore? 2. Lazio e Sampdoria. Campione! Ciao a tutti, non mi piace mai parlare di me, però volevo dirvi che sono il primo che ho fatto 10 su 10 in questo gioco, in quanto conosci gli azzurri, quindi aspetterò. Chi aspetterò? No, aspetterò nessuno perché penso che nessuno ci riuscirà. E grazie a tutti, mando un grandissimo abbraccio, un saluto e spero che siate numerosi a Torino contro la Bosnia.